Poisa rappresenta un esempio non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale a questo punto, perché dall'altra parte c'è una forza lavoro importante che mensilmente trova sostentamento da questo gruppo imprenditoriale. Dall'altra oggi prendiamo atto di una missione che è quella della tutela dell'ambiente, del cibo, delle persone che tutti i giorni vanno a comprare i prodotti agroalimentari nei negozi. La certificazione Free from Pesticides è sicuramente una certificazione di spessore e di messaggio, da un messaggio infatti ai vari livelli, ma soprattutto al consumatore finale, che oggi si dimostra attento alle etichette ed è in grado di riconoscere un messaggio positivo nella scritta Free From. Nello specifico, quindi, Free From Pesticide aiuta il consumatore ad individuare in quel prodotto un prodotto sicuro, quindi non solo di qualità ma anche sicuro. Meno pesticidi sono dentro il prodotto, più il consumatore è più convinto a comprare questo prodotto perché è sano ed è esente di medicinali, quindi con tutte le malattie che si sentono al giorno d'oggi penso che vada più a ruba. È stato abbastanza semplice migliorare un prodotto che era già molto buono di per sé. Abbiamo avuto la collaborazione non solo della Casar ma anche della parte produttiva di campo ed è bastato trovare alcuni accorgimenti per alcune molecole per poter ottenere questo meraviglioso risultato, che, come ho sottolineato, è un risultato che equipara questi prodotti a marchio ai prodotti del baby food, cioè ai prodotti per l'infanzia, che sono quelli più garantiti in assoluto nel panorama degli alimenti. Le qualità nutrizionali che noi troviamo nel pomodoro fresco, quindi quello che consumiamo crudo in pratica, vengono anche in parte mantenute, se non migliorate, anzi per certi aspetti, anche nel pomodoro processato, quindi nelle conserve, nelle polvere, nei pelati, insomma tutta la produzione che noi conosciamo. E quindi è importante, ecco, per sfruttare appieno le proprietà nutrizionistiche del pomodoro, proprio consumarlo nelle diverse forme, sia crudo che appunto variamente processato e cotto anche, proprio perché abbiamo un effetto salutistico così ad ampio spettro. Noi, gruppo Isa Casa, non vuole manco un euro di nessuno, però agli agricoltori bisogna fare questa differenza. Siamo in Sardegna, c'è fame, ci dobbiamo muovere perché la nostra roba è la migliore del mondo. Signori, quelli stanno vendendo la Sardegna, noi abbiamo roba buona. Ah, bio, 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 ma la Sardegna è tutto bio, signori miei. Noi, come gruppo Isa Casa, non vogliamo manco un euro, ma gli agricoltori bisogna venire incontro, perché in Sardegna pagano tutto più caro. La differenza è il latino all'agricoltore, non possiamo raddoppiare le carte produttive, perché siamo organizzati. Tutti gli anni abbiamo venduto da 1 milione e mezzo, quest'anno 2 milioni e mezzo. La certificazione di qualità, l'assenza di pesticidi e la qualità straordinaria ed eccezionale dei nostri prodotti sono un elemento fondamentale per la crescita del settore agroalimentare. Su questo bisogna investire risorse pubbliche, affiancare i produttori e le aziende con formazione professionale, avere una norma e leggi urbanistiche che guardino all'agro con la vocazione di terreno e territorio con produzioni agricole, in modo tale da incentivare le produzioni di qualità, l'uso del territorio a vocazione agricola e generare posti di lavoro e occupazione. Riteniamo che l'impatto dal punto di vista commerciale di questo progetto che abbiamo portato avanti in sinergia con università e con Agris sarà fondamentale. Oggi il consumatore guarda con la massima attenzione al discorso della salubrità dei prodotti e noi con questo progetto siamo riusciti a garantire il nostro consumatore con un risultato che era inaspettato quando siamo partiti, perché effettivamente era come dire, un sogno che fortunatamente si è avverato per noi e per i consumatori. Questo progetto quindi di Casar, che ha portato a questo sigillo, a questa certificazione, è anche un orgoglio per noi, perché ci consente di affiancare il nostro ente ad un'azienda che ha creduto in una certificazione di questo tipo e ci consente quindi di promuovere questa certificazione nel territorio. Auspichiamo quindi che questo possa essere il primo in Sardegna di tanti successi di questo tipo e che la certificazione Free From
nello specifico Free From Pesticide e magari le altre cugine o sorelle possano diffondersi in tutto il territorio sardo. Il gruppo ISA e la CASAR oggi si pongono come eccellenza nel panorama imprenditoriale della Sardegna. Le istituzioni, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente sono qui per dimostrare che iniziative come queste hanno tutto il supporto della politica, hanno tutto il supporto anche per poter essere utilizzate come esempio da esportare dentro e fuori i confini della nostra isola. Oggi è un giorno di orgoglio sardo, di orgoglio aziendale, perché ci sono voluti 5 anni di lavoro. Abbiamo lavorato insieme all'Università di Cagliari, insieme alla società della regione, l'Agris, insieme ovviamente agli agricoltori che ci hanno seguito in questo lungo percorso ad ottenere questa certificazione, per cui garantiamo al nostro cliente finale che il nostro prodotto è salutare dal punto di vista organolettico e dal punto di vista anche dei residui di fitosanitari che ci sono all'interno del prodotto, perché possono essere sicuri che noi controlliamo la filiera sia dal campo, sia dal momento della raccolta, sia dal momento della lavorazione fino a quando arriva alla tavola del nostro consumatore finale.